Stiamo approcciando in questi tre giorni un po' al tema dei condomini, un po' a 360 gradi. Oggi è la giornata un po' della parte impiantistica, quindi anche di tutta la parte di manutenzioni, dove si susseguiranno tutta una serie di interventi che sono finalizzati a dare più informazioni possibile in un'ottica anche di opportunità e di opportunità trasversali. Il mondo oggi è caratterizzato da una parte da accelerazione, da altra da tecnologia. L'unico modo che riteniamo utile per poter avere tutti un futuro il più roseo possibile, ognuno per il proprio anello della filiera, è quello un po' di fare fronte comune, quindi del darsi un po' una mano, perché le competenze sono sempre più trasversali e richiedono un'integrazione. Questo è lo spirito che ci muove ed è lo spirito per cui facciamo anche quello che stiamo facendo oggi. Mi auguro che troviate interessante questa mattinata, poi in conclusione ci sarà un nostro intervento un po' anche a chiusura, ma soprattutto in un messaggio dove recepiti tutta una serie di informazioni, di opportunità, laddove poi doveste avere qualsiasi tipo di necessità, alzate la mano e vedrete che avrete una risposta e una soluzione adeguata. Buon convegno a tutti e buona giornata, grazie. Buongiorno a tutti, mi presento, io sono l'ingegner Gabriele Paradisi, sono qui in doppia veste, sia come fondatore di Mister Dico, un software che da 20 anni aiuta gli impiantisti a gestire la documentazione obbligatoria dalle dichiarazioni di conformità in avanti, e anche come presidente di Rete Asset, un'associazione che abbiamo fondato insieme all'amico Gianangelo Vacchetti, che mi seguirà, e Andrea Mondini, che è in platea, e di cui parlerò tra breve della mission di questa associazione. Negli ultimi anni abbiamo visto come il contesto mondiale, europeo e nazionale abbia messo in primo piano il problema ambientale. I temi in realtà che sono declinati dalle normative, dalle leggi nazionali e non, riguardano fondamentalmente tre temi: quello della sicurezza, quello del risparmio energetico, dell'efficientamento e quello della tutela dell'ambiente. Tutte le normative che riguardano l'impiantistica, io in qualità di Mister Dico appunto ho un osservatorio, diciamo, quotidiano con il mondo degli impiantisti di tutti gli ambiti, elettrico, termoidraulico. Le norme e le leggi che sono iniziate a essere introdotte nel 1990 con la dichiarazione di conformità degli impianti, che aveva nell'ottica della sicurezza, negli anni sono seguite altre normative che hanno riguardato per esempio la contabilizzazione del calore, il libretto di impianto di climatizzazione, che serve anche per individuare una mappa, fare una mappa, un censimento di tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale a livello regionale e quindi a livello nazionale, per avere poi una visione d'insieme e sapere laddove si deve intervenire per migliorare, efficientare, ma anche ridurre l'impatto ambientale dell'energia. La normativa F-Gas, come sapete, è per il controllo dei gas fluorurati e quindi l'effetto serra in ultima analisi. Ecco, tutte leggi che hanno avuto poi una ricaduta sul mondo impiantistico a livello anche di documentazione, a livello documentale, cioè gli installatori, quando hanno terminato il loro lavoro di installazione di un impianto o di manutenzione di un impianto, sono tenuti a produrre della carta, della documentazione che attesta che il lavoro è stato realizzato a regola dell'arte e con materiale a norma e così via. Quindi io sono entrato in questo ambito con un patrimonio, diciamo, di competenze, di conoscenza e di clienti nell'ambito impiantistico. Mi sono reso conto però che quei temi che dicevo prima, la sicurezza, il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente, avranno un grosso impatto sempre maggiore nell'ambito della
riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare pubblico e privato. E quindi ci sono altri due professionalità, altri due interlocutori, altre due professionalità che devono essere, diciamo, protagoniste di questo grande cambiamento e transizione dalla, diciamo, dalla produzione dell'energia fossile con le energie rinnovabili. E questi mondi sono quelli dei progettisti, gli studi tecnici, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i termoidraulici, i termotecnici, ma anche quello degli amministratori di condominio. Ed è proprio in questa, per questa ragione che l'amico Gianangelo, che è qui di fianco a me, aveva da anni, da più di 10 anni, creato una rete di studi tecnici sensibili ai temi che dicevo. E Andrea Mondini, presidente di Federcondominio, che anche lui da moltissimi anni lavorava con gli amministratori e quindi anche nel tentativo di sensibilizzarli sempre di più su questi temi. Abbiamo creato quindi questa associazione Asset, che cerca di mettere in comunicazione tra loro questi tre mondi professionali, coinvolgendo nell'associazione delle aziende e delle soluzioni tecnologiche che declinino appunto i temi che abbiamo detto. Non so perché, no. Ecco qua. Vabbè, questo io direi che, visto che dobbiamo poi lasciare lo spazio a delle presentazioni molto più approfondite, lascerei la parola a Gianangelo. La nostra intenzione come Rete Asset è quella di individuare sul territorio delle realtà operative formate da installatori, impiantisti, amministratori, progettisti, che possono diventare dei punti di riferimento anche per i cittadini, con delle piccole reti di imprese locali, territoriali. Sono quelli che abbiamo chiamato Green Point Asset, di cui eventualmente dirà due parole Gianangelo. Il telefono. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io vorrei adesso integrare, diciamo, l'esposizione dell'ingegner Paradisi per dire quello che è il nostro progetto, il nostro sogno. Io voglio parlare di futuro e non vorrei farvi meravigliare troppo, perché io ogni giorno penso al futuro e penso che ognuno di voi debba pensare, perché oggi siamo in un momento molto, diciamo, topico. È 12 anni dopo che sono andato in pensione che mi dedico a questo mondo. Mi dedico con il mio tempo, con i miei pochi soldi che ho investito sempre in iniziative per diffondere la cultura dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile, creare condizioni di miglior vivibilità nelle città. Adesso, in questi anni, in questi ultimi anni, si è aggiunto una maggior consapevolezza anche nel campo dei cambiamenti climatici. Ieri, diciamo, penso abbia sgomentato tutti la vicenda di Venezia. Ogni giorno penso anche a quella ragazza che, con un volto molto teso, ha detto: ma voi che cosa fate? Ogni giorno ci prendete in giro. E in effetti, se andiamo a vedere indietro tutti i programmi, anche dei partiti politici e dei governi italiani dal 1990 in avanti, diciamo che molta carta è stata fatta, molte parole sono state dette, ma oggi siamo ancora allo 0,1 di questa operazione di transizione e di
rivoluzione industriale. Rete Asset, cosa può fare Rete Asset? È una piccola realtà, ha creato questa community di installatori, di tecnici, che in parte mostra un po' di resilienza, un po' di resistenza alle novità, ai cambiamenti, come è un po' una condizione di, spesso di tanti, ma si sta aprendo e noi abbiamo bisogno di tanti partner, di tanti collaboratori. E quindi ecco, anche questo mio intervento è un invito a essere protagonisti assieme a Rete Asset per creare questa struttura che noi abbiamo immediatamente previsto, perché se c'è un dato di fatto, lo diceva anche l'ingegner Ferrari prima, non si può mantenere una posizione di lavoro in questo momento individualista, ma bisogna integrare le competenze, perché l'efficienza energetica parte da una visione globale dei bisogni di quell'oggetto, di quelle persone, e deve dare una risposta completa. Inserire una pompa di calore, cambiare la caldaia, se non hai un insieme, prima o poi ti disamori, prima o poi ti rendi conto che hai speso dei soldi senza avere i risultati che invece ti proponevano e ti facevano illudere. Noi abbiamo creato un progetto che si chiama Italia Solare, cioè mettere assieme in ogni territorio, in ogni zona, coloro che lavorano per il risparmio energetico, come diceva prima l'ingegnere, i tecnici, l'antisismico, legge, il termoidraulico, il termotecnico, l'elettrico, il domotico, il seramentista. Questi sono l'amministratore di condominio, il gestore di immobili, l'agente immobiliare, il geometra. Queste sono le figure che noi vogliamo mettere assieme, oggi anche virtualmente, domani fisicamente, con una sede, con un negozio, per creare i Green Point Asset in tutta Italia. E ognuno nel proprio posto può essere il promotore. Noi lo aiutiamo, noi gli mettiamo tutti gli strumenti, le infrastrutture comunicative di visibilità, gli mettiamo i servizi che noi acquisiamo, perché questo mercato sarà un mercato che sarà tumultuoso, dinamico nelle sue novità, nelle sue, diciamo, nuove espressioni tecnologiche, e Rete Asset ha il compito, il ruolo di selezionare le proposte, di creare le soluzioni e di portarle attraverso corsi di formazione agli installatori perché possono continuare la loro attività. C'è un rischio forte in questo momento per tutte le aziende artigiane di essere messe da parte, perché con le detrazioni fiscali giocano il ruolo oggi esclusivamente le multi-utility. Noi abbiamo preso degli accordi, ma noi speriamo di aprire il mercato anche, di avere la possibilità di offrire agli artigiani la possibilità di poter ottenere gli sconti individualmente attraverso delle soluzioni per le quali stiamo seguendo a questo punto il cammino nella legge di bilancio. Questo è il nostro ruolo. Noi abbiamo già alcuni Green Point Asset che stanno muovendosi bene. Noi gli stiamo offrendo dei servizi da parte di ESCO qualificate. Abbiamo dei servizi molto importanti. Non ultimo, forse uno tra i primi, è il risparmio e calore della Comoli Ferrari, che lo certifica, e quindi questo è un servizio molto interessante
per la riduzione dei consumi energetici. C'è tutto il mondo dell'energia che deve muoversi con la legge che si è aperta, con tutto il movimento che si è aperto con la direttiva del novembre del 2018 nel Parlamento europeo per la produzione, il consumo e la vendita di energia rinnovabile. C'è una nostra battaglia che facciamo da anni perché vengano concesse le possibilità di sistema di distributivo chiuso nei condomini, che sarebbe la grande occasione per rilanciare il fotovoltaico. Lo stiamo seguendo, stiamo sollecitando parlamentari, stiamo lavorando anche con Legambiente, con la ESCO a zero CO2 per fornire servizi alle aziende artigiane per il conto termico e per lo sconto. Quindi io invito tutti voi a starci vicino, visto, ho parlato già con qualcuno, perché noi vogliamo creare un pool di servizi qualificati e stimolare gli artigiani con corsi di formazione e con un flusso di notizie per cui abbiano la possibilità di agganciarsi a questa evoluzione e essere protagonisti di questo momento e del prossimo futuro. Grazie. Adesso credo di dover presentare il prossimo relatore, che è il dottor Armando Ceresini, responsabile degli impianti termici della provincia di Vercelli. Tanto che preparare la slide, allora io sono funzionario della Regione Piemonte e in particolare sono distaccato presso provincia di Verbano Cusio-Ossola e provincia di Vercelli, sono responsabile anche per quanto riguarda le ispezioni e le verifiche sugli impianti. A me spetta la parte più cattiva, quella dei controlli, quella delle eventuali sanzioni, responsabilità e quant'altro. Ovviamente non possiamo approfondire molto perché i tempi sono quelli che sono, e eventualmente poi si potrà approfondire in un secondo tempo. Allora, vediamo quali sono gli aspetti principali. Cioè, quello che si dice sempre è che le normative bisogna sempre valutarle sia a livello nazionale che a livello regionale. Purtroppo, il 192 prevede che ogni regione possa modificare a sua immagine e somiglianza tutta la parte energetica. Era meglio magari mantenere una cosa unica per tutti con il 192 e il DPR 74, senza dare grosse possibilità, eventualmente modificando solo i tempi per i riscaldamenti. Ovviamente, che cosa responsabilità, da dove si parte? Si parte dal DM 37. Purtroppo anche qui c'è da ripetere un purtroppo, perché la legge 90, che è stata sostituita dal DM 37, che ha tantissimi anni, ancora molti non hanno capito come si fa una dichiarazione di conformità, e altrettanto altri non sanno quello che devono ricevere come dichiarazione di conformità. La DM 37 entra in vigore il 27 marzo del 2008. Questa data perché è importantissima? Perché tutti gli impianti che erano stati realizzati prima di questa data possono avere una dichiarazione di rispondenza, successivamente no. Io purtroppo ho visto degli atti rilasciati con dichiarazione di rispondenza successivi a questa data, e il problema è che diventa un documento falso. La dichiarazione di conformità col DM 37 dichiara che l'installatore dichiara che l'impianto esistente è compatibile con quello che lui va a fare, quindi non è solo un discorso di responsabilità se l'installatore modifica una parte di impianto gas, sostituisce un generatore, ma diventa automaticamente verificare che tutto il resto dell'impianto è compatibile. Quindi, nel caso in cui, nello specifico, entriamo a richiamare anche il discorso amministratori condominiali, se un installatore installa una caldaia all'interno di un condominio e si ricollega a una canna collettiva ramificata, questa canna collettiva ramificata deve essere chiaramente certificata. Ovviamente deve essere certificata da un professionista che ne dichiara la bontà e la funzionalità dell'impianto.
altrimenti la deroga prevista per l'installazione di caldaie tipo B, in particolare in Piemonte, nelle canne collettive ramificate, cessa se questa canna fumaria non va bene. Altro aspetto che non troviamo mai, quasi mai, diciamo così, è il famoso libretto di uso e manutenzione, cioè il libretto di uso e manutenzione che l'installatore, il realizzatore dell'impianto deve rilasciare all'utente, che non è il libretto di uso e manutenzione della caldaia o del termostato ambiente, ma è come deve essere gestito l'impianto che lui ha costruito, che ha consegnato all'utente finale. In questo libretto di impianto, tra le altre cose, deve essere anche riportato quali sono le tempistiche di manutenzione dell'impianto che lui ha consegnato all'utente finale. Lo vedremo poi dopo, però legato a questo libretto di impianto, DPR 74, articolo 7,1, dà potere legislativo all'installatore. Perché se l'installatore su questo libretto di impianto mi scrive ogni 6 mesi fa la revisione della caldaia, al 7° mese l'utente finale paga 1.000 euro di sanzione. Ovviamente per il mancato rispetto di un decreto ministeriale ci sono le sanzioni legate a questo. A me è capitato di recente di dover applicare anche la seconda parte di sanzione perché un utente che non utilizza aziende abilitate direttamente paga la sanzione. Quindi bisogna verificare che l'impresa che esegue i lavori deve essere ovviamente abilitata. La dichiarazione di conformità, facciamo un passaggio veloce, dove vediamo che devono essere inseriti una serie di dati, in particolare esecutrice dell'impianto, una descrizione schematica. Cioè, spesso e volentieri troviamo dichiarazione di conformità con il primo foglio e questa parte addirittura in bianco. Io poi ci scrivo che è stato realizzato il bagno del canarino. Quindi cose assurde. Idem per quanto riguarda il discorso della seconda parte, ad esempio devono richiamare quali sono le norme che sono state utilizzate, magari in particolare, non so, su un impianto inferiore a 35 kg, magari applicare la 7129, cioè qui tutte le norme che sono state utilizzate da questo installatore. Parte molto 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 dolente, cioè una dichiarazione di conformità senza gli allegati obbligatori è una pratica incompleta a valore zero. Ok, gli allegati obbligatori ci devono essere. Quali sono gli allegati? Il progetto redatto in senso dell'articolo 5.7, la 4690 prevedeva che il progetto doveva essere fatto solo da un professionista abilitato. IM37 prevede che il progetto ci deve essere sempre. O lo fa il responsabile tecnico o lo fa un professionista abilitato. Poi dipende, ci sono i tagli per impianti gas 50 kg, caldaie 35, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di passaggi. Comunque ci deve essere comunque il progetto. La relazione con le tipologie di materiale utilizzato, cioè che materiale ha utilizzato l'installatore per realizzare questo tipo di impianto. Ovviamente lo schema che ha realizzato e la copia del certificato di riconoscimento per le abilitazioni. Questo praticamente tutela anche l'utente finale dove ha una dichiarazione che è stato fatto. La dichiarazione di conformità, poi il decreto ministeriale è stato modificato e in particolare nel 2012 la normativa prevede che ci sia per impianti sopra i 35 kW una dichiarazione del 284, articolo 284 del decreto legislativo 152. 152 vediamo solo qualche pezzettino perché è composto da 300 pagine come decreto, quindi è abbastanza esagerato. Però diciamo che nel realizzare la dichiarazione di conformità l'installatore dichiara anche che l'impianto corrisponde alle disposizioni sempre 152 relative al 285 e 286. Che cosa mi chiede? Qui praticamente è sempre il discorso del 284. Il 285 mi chiede che mi dice di dichiarare che ho utilizzato materiali conformi e che hanno caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo stesso. Lo stesso decreto legislativo però, visto che, apro una parentesi, visto che sono piemontese, il piano stralcio della Regione Piemonte automaticamente chiede che tutti i generatori dal 24 febbraio 2007 in poi siano a 4 stelle.
Quindi questo tipo di dichiarazione deve essere questo. Anche perché il 152 richiama espressamente i piani di qualità dell'aria. Qui la DGR, la 11968, viene automaticamente richiamata. In particolare però l'articolo 286, l'installatore deve fare anche la dichiarazione che i limiti emissivi, quindi tutti i limiti emissivi, vengono rispettati. Anche in questo caso c'è la restrizione dei limiti di emissione di NOx, degli ossidi di azoto, in particolare per pianostaccio e regione Piemonte. Lo stesso decreto ricorda che tutti i valori emissivi devono essere verificati almeno annualmente. L'installatore chiaramente completa e dà quali sono le dichiarazioni, eccetera, eccetera. Una cosa importantissima che cerco sempre di ricordare è che c'è una vecchia legge della 1083, che è del 1971, dove l'allora legislatore diceva l'utilizzo del gas, il gas è un combustibile molto molto pericoloso. Quindi nella 1083, oltre a questo, sono richiamate tutte le norme UNI di riferimento, quindi per quanto riguarda l'installazione, le verifiche e quant'altro, dove poi la 1083 in particolare va a interessare tutto l'indotto che c'è all'interno degli impianti termici, quindi dagli installatori, manutentori, l'utilizzatore, conduttore, quindi potrebbe essere dall'utente finale a chi ha progettato l'impianto, quindi viene applicata. La 1083 in particolare richiama la 11137, dove ho fatto un asterisco perché la 11137 è stata pubblicata, l'ultima versione, il 30 di ottobre 2019, dove deve essere utilizzata la 1137 per la verifica almeno decennale dell'impianto gas, dell'intero impianto gas. Cioè, se io abito in un condominio, ho l'impianto centralizzato, ma ho un contatore gas che mi serve il fornello con due fuochi, almeno ogni 10 anni io devo fare il controllo di tenuta. Sono capitati alcuni casi dove l'assicurazione non ha pagato una casa che ha preso fuoco o ha avuto dei danni perché non c'era questa prova di tenuta che è prevista per legge. Tra le altre cose, la 1083 è stata quest'anno depenalizzata perché prima erano previsti 2 anni di arresto, oggi però è abbastanza scomodo perché la sanzione amministrativa è da 10.000 a 45.000 euro, insomma danno un po' fastidio superando questi periodi. Io apro anche una parentesi sul discorso ispettore, cioè se dovesse succedere un incidente sono obbligato dal mio punto di vista a chiedere anche questa prova di tenuta, e quindi se non c'è questa prova di tenuta va ad aggravare il problema che poi se è successo l'incidente magari perché non c'è stato una adeguato verifica e controllo. Tra le altre cose, appunto, nel caso in cui non venga rispettata la 1083 e tutto quello che ne consegue, si potrebbe ricadere anche nel 449 del codice penale, dove i giudici ci sbazzano. Qui vediamo abbastanza velocemente alcuni aspetti di PR 74 e vari DGR conseguenti anche della Regione Piemonte, ma intervengono per poco. Il DPR 74 sappiamo che entra in vigore nel 2013, però quello che interessa principalmente è la definizione di impianto termico. Pare questo sconosciuto l'impianto termico. Che cos'è l'impianto termico? Non è la caldaia, non è la semplice caldaia, ma tutto quello che compone la distribuzione del calore, compresi anche gli organi di regolazione e controllo. Idem, un altro aspetto che molti non valutano nella definizione di impianto termico è quando i generatori sono al di sotto dei 5 kW, quindi non sarebbero impianto termico se ho un singolo generatore da 4 kW, ma già se ne ho due da 4 kW diventa impianto termico perché la somma supera i 5 kW, quindi deve essere inserito chiaramente nel libretto di impianto. Quindi che cosa si inserisce nel libretto di impianto? Ovviamente la caldaia, pannello solare termico, il fotovoltaico non viene inserito nel libretto, il climatizzatore, pompa di calore e quant'altro, stufe a pellet, gli accumuli e termocamino, che assolutamente un termocamino è a tutti gli effetti una caldaia con un vestito diverso.
Per la regione Piemonte vengono richiesti obbligatoriamente di riportare nel rapporto, nel libretto di efficienza, nel libretto di impianto, il POD, il PDR, e inizialmente erano richiesti anche i dati catastali, ma poi sono stati resi facoltativi successivamente, perché abbiamo visto che alcuni dati catastali potrebbero anche cambiare. Temperature che sostanzialmente non sono cambiate, sono sempre gli stessi, ricordiamoci 20 più 2 di tolleranza. Abbiamo fatto alcune ispezioni anche in condomini dove si piazzano dei data logger e spesso e volentieri si trovano anche temperature 25-26. Raffrescamento, quindi, per quanto riguarda il discorso invernale, la stagione termica che il DPR 74 ha modificato rispetto a 412, che è importante anche per quanto riguarda tutto il resto, le ore giornaliere di funzionamento, quindi questo riguarda principalmente i responsabili a livello condominiale, perché le centraline devono essere tarate con non più di 14 ore giornaliere, al di là che siano in zona F, ad esempio noi abbiamo la zona Macugnaga, 15 agosto può accendere senza nessun problema. Altro aspetto invece è che nel caso in cui faccia freddo, il condominio non deve aspettare l'eventuale ordinanza del sindaco, ma per il 50% delle ore può accenderlo tranquillamente. Quindi può accendere per 7 ore senza aspettare eventuali dichiarazioni da parte del sindaco. La conduzione spetta al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto a livello del condominio è l'amministratore condominiale, il responsabile dell'impianto è l'occupante a qualsiasi titolo. Eventualmente può essere nominato un terzo responsabile, ovviamente il terzo deve avere tutti i requisiti previsti, e nello stesso articolo, nello stesso comma, viene richiamato che nel caso in cui nello stesso centrale termica ci siano più componenti, il responsabile tecnico deve essere unico. Questo per evitare che ci siano manomissioni da una parte o dall'altra. La delega terzo responsabile non può essere rilasciata se gli impianti non sono a norma, quindi anche a livello condominiale, se non un impianto che non è perfettamente a norma, il terzo responsabile non può essere delegato. Il terzo risponde sia per la parte tecnica sia per la parte emissiva, quindi anche come destinatario delle sanzioni amministrative. E nel caso in cui l'impianto è fuori norma, non viene adeguato, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. Qui, per quanto riguarda il catasto, viene bloccato l'eventuale comunicazione di terzo responsabile. Il terzo ha 10 giorni lavorativi per comunicare agli enti competenti, quindi questo a livello nazionale comunque, 10 giorni per comunicare la sanzione di incarico, 2 giorni lavorativi per comunicare eventuali disdette, decadenze o quant'altro. Il terzo non può delegare ad altre responsabilità assunte, qui poi ci sarebbe da aprire 4 ore di discussione, perché spesso e volentieri qualcuno delega le proprie responsabilità, fa fare le attività ad altri e non sono ammesse. Sopra i 350 kW deve avere ovviamente la certificazione ISO, e da 232 kW in su deve essere in possesso di patentino di secondo grado. Controllo e manutenzione degli impianti termici, quello che dicevo prima, le prescrizioni dell'installatore, l'impresa installatrice. Quindi capite che un decreto, un DPR, permette all'installatore di comandare e superare qualsiasi disposizione. Al comma 2 abbiamo l'indicazione del modello del generatore, quindi per quanto riguarda le tempistiche di manutenzione, e oppure devono essere eseguiti secondo le norme UNI di riferimento, se non ho nessun dato vado a prendermi le norme UNI di riferimento. Queste non so se poi verranno saranno in modifica, perché partecipiamo al CTI, quindi alcuni per alcune cose, altri per altre. Per quanto riguarda invece il generatore di biomassa, sempre riguardando le norme UNI, la 10683, è in pubblicazione di C3892, dove ho partecipato anche alla stesura di questa norma, dove ci sarà la possibilità di fare un'analisi di combustione per i generatori combustibile solido. Il manutentore deve dichiarare in forma scritta, quindi all'interno del rapporto, quando ci deve essere la prossima manutenzione, quindi dare le dichiarazioni e quant'altro.
se qualcuno vende la casa o lascia l'appartamento, deve consegnare al subentrante eventualmente tutta la documentazione. Sostanzialmente, per il catasto devono essere trasmessi entro 60 giorni i rapporti, quindi questi sono i rapporti di efficienza energetica obbligatori, la parte poi del PDR per quanto dicevo del Piemonte, la documentazione a corredo, quindi indicare quello che c'è, il trattamento dell'acqua con la pubblicazione dell'80-65, attenzione perché cambia tantissimo come responsabilità dell'installatore, del manutentore e dell'utilizzatore, quindi sono state previste anche diverse sanzioni diversificate in funzione della responsabilità. Quindi attenzione alla nuova 80-65. Il controllo dell'impianto, spesso e volentieri c'è indicato che si va tutto bene, però troviamo spesso e volentieri generatori installati all'esterno, non certificati per stare all'esterno. Quindi questo potrebbe essere una difformità di dichiarazione all'interno del catasto. Quindi nel primo caso chiede se il locale è idoneo, nel secondo caso chiede se il locale sia, cioè se il generatore è idoneo. Sto cercando di fare più in fretta possibile e rapido. Per quanto riguarda poi eventualmente generatori a tiraggio naturale, deve essere verificata la depressione. Io ancora settimana scorsa ho visto un caso di intossicazione a monossido di carbonio per carenze di manutenzione, quindi il manutentore non ha fatto quel tipo di controllo. Analisi combustione, dove in Piemonte viene richiesto il valore di NOx e deve essere espresso in milligrammi chilo, e poi c'è una tabella che va a richiamare quali sono i limiti. La checklist, chiaramente può essere indicato tutto quello che serve. Se nel rapporto di efficienza energetica, questo vale chiaramente a livello nazionale, qualcosa è scritto nelle prescrizioni, l'impianto non può funzionare, deve essere disattivato. Alla fine va indicato tutto, il manutentore giorno, mese, anno della prossima manutenzione, perché deve rispettare quello che prevede l'articolo 7,4, nome, cognome, eccetera, eccetera, ora di arrivo e firma di tutti. L'efficienza energetica, analisi combustione, tanti mi chiedono ogni quanto tempo devo fare l'analisi combustione, articolo 8,1, ogni volta che intervengo a fare manutenzione devo fare il controllo dell'efficienza energetica, punto. Quindi è abbastanza chiaro anche il decreto sotto questo aspetto. Deve essere sempre rilasciato il rapporto di efficienza energetica all'utente finale. I rendimenti chiaramente devono essere rispettati. Alcuni aspetti per quanto riguarda, visto che abbiamo parlato di ossidi di azoto, i limiti emissivi sono 70 per sotto i 35 kW e 80 sopra i 35 con 20 mg di tolleranza. Però quello che interessa più che altro è che ormai i periodi sono scaduti, quindi la prima scadenza era 2016, adesso anche quella 2018. Comunque devono essere adeguati per un discorso energetico tutti i generatori installati al 2007, entro il 1 settembre 2020 dovranno essere tutti a 4 stelle in Piemonte. Questa è la digera del Piemonte. Analisi combustione, rapidamente, anche questa è appena stata pubblicata. Cosa è cambiato? Che viene ridotto l'analisi combustione, pare che sembrava una cosa lunghissima fare un'analisi da 3 minuti a 1 minuto per ogni memoria, per evitare che vengano fatte le analisi in produzione acqua calda sanitaria. Quello che è stato inserito è stato chiarito e obbligato il manutentore a stampare tutte le prove di misura, quindi allegarle al libretto. Trattamento acqua dell'impianto, ovviamente abbiamo parlato dell'80-65, quindi tutti gli installatori si devono aggiornare. E anche per quanto riguarda i manutentori. Qui c'è il discorso delle eventuali sanzioni previste per chi non rispetta, eccetera. Le ispezioni sugli impianti le facciamo sia sugli impianti che sulle aziende. Quali sono le sanzioni eventualmente, visto che eravamo in fondo? La sanzione per la mancata manutenzione è da 500 a 3.000 per il responsabile dell'impianto. L'operatore che non rilascia il rapporto di efficienza energetica è da 1.000 a 6.000 e poi ci sono le eventuali sanzioni nel momento in cui l'installatore non trasmette al catasto i rapporti di efficienza energetica e i libretti. Io avrei finito cercando di fare più in fretta possibile. Grazie.
Ringraziamo il dottor Ceresini che ha parlato delle responsabilità e gli obblighi degli installatori, manutentori, amministratori, terzi responsabili. E diamo la parola a Cesare Speroni, vicepresidente dell'associazione La Casa di Evo, che è un'associazione di impiantisti, di associazioni di impiantisti, circa 800 imprese tra Piemonte, Lombardia e Lazio principalmente, che parlerà degli installatori dell'efficienza energetica e le problematiche che li riguardano. Buongiorno a tutti. Se il mio predecessore, l'amico Armando, è quello che ha parlato di responsabilità, io farò vedere effettivamente nel mondo dell'installazione qual è la vera problematica nel fare o nel tentare di fare l'efficienza energetica. Cominciamo da qualche dato. Patrimonio abitativo circa 32 milioni di unità, il cui 77% di proprietà. 65% degli immobili ha un'età maggiore di 40 anni, impianti autonomi circa il 51%, impianti centralizzati il 26%, altri impianti il 23%. Di questi impianti il 62% non è a norma. Vuoi perché sono stati realizzati in passato con norme vetuste o vuoi perché ci sono stati installati in maniera errata. Quello che vi farò vedere adesso è un piccolo esempio, è la punta dell'iceberg di impianti tuttora in servizio. Impianto nuovo, caldaia a condensazione, scarico della condensa nel boggione da 10 litri, non a norma. Qui siamo in piena efficienza energetica, come potete notare, sia gli impianti gas, distribuzione acqua, ma anche quello che sono gli impianti elettrici. E qui siamo al top della gamma. Di questo 62% sono ancora in funzione, lo so che pare simpatico, però sono tutte delle bombe. Di questo 62%, 4,5% è potenzialmente pericoloso, anzi pericolosissimo, e circa 7 milioni di caldaie sono ante marchio CE. Adesso vi faccio vedere io che cosa intendo potenzialmente pericolosi. Scarico fumi all'interno di una veranda chiusa. Cosa dici, amico Armando? Qui abbiamo canale per l'evacuazione dei fumi completamente all'interno, però c'è la finestra aperta e se notate a fianco ci sono delle gabbie degli animali. Se vi ricordate, una volta portavano i minatori il canarino in miniera per il grisù, adesso invece ci sono gli animali. Qui così il responsabile dell'impianto, al di là di questo splendore, ha praticamente fatto scaricare all'interno del locale perché secondo lui più importante della sicurezza è il poter installare un montacarichi per portare su carne e legna per fare barbecue sulla terrazza. Ok, ci sono altri 10 milioni di impianti a combustibili solidi sempre circa, di cui i due terzi sono obsoleti. Vediamo adesso che cosa dovrebbe fare l'installatore. Alla chiamata del cliente l'installatore fa il sopralluogo, il bravo installatore. Quindi fa un esame dell'esigenza del cliente, analisi del sopralluogo ed eventualmente stila un preventivo con gli eventuali possibili interventi che si possono fare. Qui abbiamo un esempio vero, una villetta. Scusate, ma qua, ok, villetta, superficie netta 145 metri quadrati, caldaia di tipo C tradizionale, impianto a pavimento, consumo combustibile 1150 metri cubi anno, l'80% è per il riscaldamento e il 20% è per l'acqua calda sanitaria.
analisi sopralluogo, efficienza energetica, sicurezza, comfort abitativo e sostenibilità, incentivi. Da qua i possibili interventi. Sostituzione della caldaia, semplice, caldaia più solare per l'acqua calda sanitaria, caldaia più solare combinato, pompa di calore più solare per l'acqua calda sanitaria, pompa di calore più fotovoltaico. Quali sono le problematiche una volta che l'installatore va a presentare quali sono le soluzioni impiantistiche possibili al cliente finale? Primo scoglio, budget del cliente. Voglio spendere poco. Questo di default. Di fronte a questa affermazione, l'installatore deve ragionare in funzione delle esigenze del cliente, tralasciando quelle che il cliente sa. Ho la caldaia che non va più bene, vecchia, mi hanno detto di cambiarla, la devo cambiare. Ma si deve focalizzare su quelle latenti, su quelle nascoste, che il cliente al cliente sono meno note o più che semplicemente non sa di avere e conseguentemente gli devono essere spiegati. Quindi l'installatore deve sapere che cosa dire. E non sempre è così. Le esigenze latenti sono l'efficienza energetica, la sostenibilità, la sicurezza, il comfort, salubrità, tutela, convenienza economica, e rappresentano quello che dell'iceberg non si vede, quello che sta sott'acqua. Quindi quali sono le carte per convincerlo? La parola magica è la riqualificazione. Conto termico, GSE, 65-50%. In questo contesto è necessario che l'installatore sia informato per informare o avere una struttura competente a cui rivolgersi oppure avvalersi di professionisti validi. E questo solitamente non avviene. Il porcellino col risparmio sta a significare che risparmiare non vuol dire ottimizzare la spesa. Una volta si diceva che chi più spende meno spende, ma in questo contesto solitamente spendere meno significa sempre avere qualcosa in meno, sia in ambito di efficienza energetica, ma soprattutto ai fini della sicurezza. Quindi l'esigenza del cliente non può e non deve essere solo ed esclusivamente il risparmio economico. L'amico Armando lo fa di mestiere, io faccio il CTP, io attualmente ho sotto mano un paio di morti per monossido di carbonio. Quindi installazione errata, impianti fatti un po' alla carlona, con tutto quello che viene dietro. Secondo scoglio, sempre legato al budget del cliente. Internet, social, motori di ricerca, e-commerce. Io non ho niente contro l'e-commerce, per l'amor di Dio, però il problema è che l'e-commerce, così come andare negli altri posti che conosciamo tutti, di cui non faccio il nome, sta a significare che comunque il cliente compra a basso costo e il più delle volte viene consigliato in maniera non corretta. Il fatto di installare una caldaia a camera aperta di tipo B, come diceva prima l'Armando, in una canna collettiva fumaria ramificata, sta a significare che comunque quella canna deve essere certificata e, ove non lo fosse, deve essere comunque riemesso un progetto. Il problema qua sopra è che una volta che il cliente ha comprato, chiama l'installatore e si deve far installare la caldaia che ha comprato. Non è così. Non deve essere così. Terzo scoglio, sempre budget cliente. Nuovi soggetti che da tempo si sono affacciati al mercato attratti da business straordinari, ampi e durevoli. L'amico Gian Antonio prima parlava delle multi-utility, ma non solo le multi-utility. Quarto scoglio, poca informazione del cliente. Informazioni fuorvianti date da operatori di settore non sempre dotti sull'argomento.
Questa è un'email che ho ricevuto da un installatore ieri e a cui ho risposto ieri stanotte in maniera congrua e corretta. Buongiorno, le scrivo per un problema insorto con un cliente, il quale mi contesta che la manutenzione va fatta solo ogni 4 anni. Inoltre afferma che noi l'abbiamo truffato per 10 anni dicendogli che c'era obbligo di farla tutti gli anni. È vero questo qua, ho risposto stanotte, 4 pagine di Word perché mi ha chiesto tutte le normative afferenti. Il cliente sostiene che ad informarlo sia stato un dipendente di un ente. Chiaramente ho messo omissis. Allora, il concetto è che esiste attualmente manutenzione ai fini dell'efficienza energetica, quindi tabellate in funzione di quello che hanno legiferato le regioni. Esiste manutenzione in funzione della sicurezza. Lo stesso MISE si è espresso dicendo che nel 2015 dicendo che i rapporti di efficienza energetica contengono alcune verifiche ai fini della sicurezza ma non sono esaustivi. In più voglio precisare che col DPR 661 del 96 viene dichiarato un apparecchio normalmente funzionante quando installato a regola dell'arte e quando viene mantenuto correttamente in funzione delle istruzioni del fabbricante dell'apparecchio stesso. Quindi che il fabbricante consigli o obbliga, quello tu devi seguire, punto. Quinto scoglio, per fare efficienza energetica, la concorrenza. Questo è quello che capita. 30 euro più 4,50 euro, bollino blu, controllo caldaie, condizionatore più sonificazione, condizionatore omaggio. Quindi il concetto è, se un bravo installatore impiega 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti a fare la manutenzione, andando a controllare anche come Dio comanda il vaso d'espansione questo sconosciuto e deve compilare tutta la carta che viene dietro, metti che chieda anche 100-120 euro, 5-6 caldaie al giorno facciamo 600 euro. Questo per arrivare a 600 euro quante caldaie deve fare in una giornata? Ma il problema non è quante ne deve fare, è come le fa. Questo è dell'altro giorno, eh. Nonno e nipote, 300 truffati. Questa è la concorrenza. Quindi, riassumendo, scarsa informazione del cliente, più operatori poco professionali, efficienza nulla e pochissima sicurezza. Queste sono le problematiche, purtroppo. Quello che volevo dire è che manca anche la cultura fatta nei confronti del cliente. Il cliente finale, la prima cosa che deve domandare è una visura camerale e se le imprese sono abilitate. Primo, l'amico Armando, per esempio, in Piemonte, insieme ai vari comuni, eccetera, tiene conferenze, convegni al cliente finale, a quello che è l'utilizzatore dell'apparecchio, proprio ai fini di sensibilizzare lo stesso a fornirsi e a rivolgersi presso persone, imprese abilitate e comunque a farsi fare in preventivi che siano congrui, ma soprattutto andando verso un'ottica di efficientamento energetico. Il futuro è che nel prossimo triennio sono previsti 25 miliardi di investimenti per interventi di efficienza energetica nel settore residenziale. Soluzioni di generazione da fonti rinnovabili, soluzioni per l'efficienza energetica, soluzioni tecnologiche integrate. Le attività relative alla nuova installazione di impianti in edifici di nuova costruzione rappresentano solo circa il 15% dell'intero fatturato. Il restante 85% sarà riqualificazioni, manutenzioni, adeguamenti, trasformazioni, ristrutturazioni, servizi. L'installatore quindi nel sopralluogo, nell'analisi, nella proposta, nel preventivo dovrà sprizzare professionalità da tutti i pori. Quindi è necessario che a fronte di una cultura
fatta da un piano culturale fatto nei confronti del cliente finale, sia altrettanto fatto nei confronti di quello che è l'installatore, di quello che è l'impresa installatrice. Perché quando uno sbaglia a installare impianti gas, oltre che non fare efficienza energetica, è facile avere il morto dietro l'angolo, addirittura in tasca. Adesso vi faccio vedere giusto un'ultima cosa, un estratto di un preventivo di circa 46 pagine di un installatore quasi virtuoso. Quindi schema funzionale dell'impianto, descrizione del sistema, preventivo dettagliato, questo è l'indice, riepilogo della proposta, descrizione delle tecnologie impiegate nel sistema, garanzia di 5 anni casco, assicurazione RC postuma per 10 anni, detrazioni fiscali o incentivi locali in materia di riqualificazione, condizioni generali di vendita. Questa è sempre roba sua, se riusciamo a farla comparire. L'intervento beneficia della detrazione fiscale 65% con l'installazione di un sistema di termoregolazione evoluto con valvole termostatiche, l'IVA agevolata, eccetera, il tutto da verificare tramite sopralluogo. Questo installatore quasi virtuoso, all'interno del preventivo, va anche a inserire le tabelle dei costi in funzione delle varie detrazioni fiscali e quant'altro. Lui lavora solo lui e ha il nipote assieme. Quindi la domanda è: se trova tempo un installatore che comunque lavora, si mantiene in piedi ed è sulla piazza da 25 anni, impresa singola più familiare, gli altri perché non lo fanno? Perché trovano sempre scuse? La scusa è sempre quella di dire: ma se io non lavoro non porto a casa soldi. Il problema quindi torna sempre all'origine. L'installatore deve sapere che cosa deve dire e il cliente finale deve essere acculturato per sapere cosa chiedere, perché non sempre quello che compri dove vuoi sono prodotti a norme che puoi installare. Finanziamento agevolato, questo per esempio è una delle novità introdotte da questo amico qua, diciamo per far fronte ai pagamenti diluiti nelle bollette. Io ho finito, sperando che sia stato interessante. Ringraziamo Cesare, che è sempre pirotecnico e molto efficace nelle sue presentazioni. Ricordo che siamo anche in streaming, quindi saluto anche chi ci vede da casa. E introduco Marcello Incerti, amministra CED, che ci parlerà di diagnosi energetica 3.0, droni e intelligenza artificiale. Anche se oggi faremo un accenno a questo e faremo vedere anche un altro po' di cose nuove. Allora, intanto Amministra CED è una società di servizi, eppure dietro c'è scritto Bit Building. Perché Bit Building? Perché la nuova iniziativa nella quale Amministra CED sta confluendo e facendo confluire tutti i prodotti e gli sforzi fatti fino ad ora si chiama Bit Building, che è una nuova iniziativa che facciamo insieme a Comoli. Grazie. Vado avanti io qui? Ok. Cosa offre oggi Bit Building oltre alla diagnosi energetica? Oggi vediamo 5 prodotti diversi. Beacon BLE, tecnologie radio, quindi RFID NFC, la diagnosi energetica e il mini audit condominiale. Partiamo con i beacon. Cosa sono i beacon? I beacon altro non sono che dei fari Bluetooth che permettono di raggiungere fino a 200 metri di distanza dei device. Queste sono le dimensioni di un beacon, per darvi un'idea, quindi poco più grande di una moneta da 2 euro. L'idea qual è? È quella di raggiungere all'interno di un'area ben delimitata, quindi che può essere, in questo caso, il condominio, per cui ci immaginiamo di installarli sul portone condominiale, di poter raggiungere gli utenti del condominio su un'apposita app e dare e ricevere informazioni. Quali informazioni dare?
quelle che riteniamo opportune in quel momento. La convocazione dell'assemblea può essere una banalità piuttosto che lavori straordinari o altre cose. L'idea del beacon è che possa raggiungere l'utente su un device che bene o male oggi abbiamo tutti. Difficilmente, almeno parlo dei miei clienti, io amministro circa 4.500 famiglie, molti di loro chiedono di essere contattati tramite un'email, ma molti di loro non hanno un computer, tutti loro hanno uno smartphone. Di conseguenza abbiamo immaginato di raggiungere le persone sullo smartphone e non su un altro canale. Tutti gli smartphone oggi hanno il Bluetooth e l'idea è quella di arrivare su di loro utilizzando una tecnologia che hanno già in tasca e che non gli comporta né spese ulteriori né particolari difficoltà. La batteria dura anni, se vogliamo installarli invece con alimentazione dura per tutta la vita, e la cosa interessante è che può essere utilizzata per raccogliere dati anche che non sono nel condominio ma che sono sul telefono del cliente, mobilità, punti in cui ricarica la macchina elettrica e altre informazioni di questo tipo. Perché beacon e perché poi vedremo anche gli NFC? Perché spesso i condomini non sono connessi, non sono cablati e quindi spostiamo il problema della connessione dati sull'utente. Una delle difficoltà che abbiamo a far parlare i condomini, chi mi ha preceduto raccontava che la maggior parte del patrimonio edilizio è vecchio, è che spesso gli impianti in condominio che devono essere monitorati non sono connessi e sono difficilmente raggiungibili perché magari sono due piani sottoterra, perché c'è del cemento armato e per mille altri motivi. Il beacon invece permette di utilizzare il telefono dell'utente per raccogliere il dato, comunicargli che cosa deve fare e nel momento in cui torna in campo aperto lo comunica con la propria connessione dati senza aver necessità di essere cablato. Abbiamo ovviamente sviluppato una serie di applicazioni e tecnologie dedicate a questo, quindi dei concentratori di dati che raccolgono e che poi comunicano il dato al momento opportuno. Un esempio di schema di utilizzo del beacon, qui vedete un ufficio nel quale ognuno di questi quadratini neri è un beacon. Ogni beacon può essere limitato nella trasmissione da 2 a 200 metri, quindi posso dedicare una zona ben precisa nella quale l'utente ha una certa informazione. Posso dedicare un'informazione al caldaista quando è in centrale termica e al sensorista quando è nel locale ascensore e non viceversa. Una rete di beacon che parla con un device connesso può quindi andare a anche farmi sapere dove è un certo fornitore in condominio in un certo momento, piuttosto che fargli sapere a lui dove è un certo impianto. Io ho condomini con 8 scale, dove la centralina dell'antenna è una. Nel momento in cui voglio far sapere dov'è quell'impianto a chi viene, posso farglielo sapere attraverso il posizionamento di un beacon in un certo punto dell'impianto. Il beacon, come vedete, parla con una serie di device, tra cui il famoso telefonino, che a sua volta parla con un server, il quale di volta in volta può decidere quali informazioni far piovere sull'app. Per cui mi immagino il caldaista che entra per la prima volta in centrale termica, magari non è la persona che segue quell'impianto, può avere sul telefonino lo schema dell'impianto, piuttosto che il Duvri, piuttosto che informazioni tecniche personalizzate per quell'impianto, che non necessariamente devono rimanere a bordo dell'impianto. Esperienza tipica nostra nei condomini è che ci vengono rubati i libretti di ascensore, i libretti ICP, la copia che deve rimanere e la copia del libretto di impianto in centrale termica. Questo perché il caldaista, peccato che è andato via il collega perché firmo dove dice, regolarmente non segue i piani di manutenzione che dichiara. Quindi quando arriva un'ispezione compila in maniera retrodatata tutte le varie visite che avrebbe dovuto compilare, motivo per cui si tiene il libretto a casa. In questo caso andiamo a togliere questa possibilità perché abbiamo in tempo reale il controllo di quello che viene fatto. Avanti con un altro giochino, RFID e NFC. Tanto per darvi un'idea, un NFC, l'ho incollato qui, è un adesivo in questo momento, è un adesivo con una banalissima antenna, la quale antenna può essere anche dotata di memoria. Come funzionano? Sono adesivi stampati su PVC, quindi impermeabili all'acqua, possono essere letti e scritti fino a 100.000 volte e hanno l'incredibile costo al dettaglio di 12 centesimi. Comprandoli all'ingrosso stiamo parlando di niente.
con un NFC sui vari pezzi dell'impianto e tramite tecnologia, anche questa ormai diffusa da anni su ogni device, il manutentore che si avvicina può, appoggiando il suo telefonino all'impianto, ordinare parti di ricambio, sapere le istruzioni dell'impianto, essere rimandato a un URL con istruzioni online che spiegano come utilizzarlo o qualunque altra cosa. Può diventare addirittura un marcatempo. Io li utilizzo nei miei condomini per le donne delle pulizie. Da quando li utilizziamo le spese sono scese del 25%. Quindi l'operatore viene, marca la presenza col telefonino e io in automatico ho su Google Calendar una marcata in tempo reale che mi dice chi è entrato, quando e dove. Stessa cosa l'uscita e ho una piccola applicazione che mi calcola le ore, quindi riesco a tenere monitorato anche il tempo che i manutentori stanno in condominio e ovviamente viene matchato con le fatture, non è una questione di curiosità. Qual è la differenza tra beacon e tecnologia RFID o NFC? Il beacon arriva a 200 metri e ti cerca, l'NFC viene cercato, quindi è l'operatore che ha istruzioni di fare una ricerca, un tag o che comunque deve essere, quindi, proattivo nei confronti dell'oggetto. La differenza fondamentale tra RFID e NFC è semplicemente il range di utilizzo. Un NFC, che è un adesivo come questo che ho appiccicato qui dietro, è leggibile fino a 15 cm, un RFID anche ad alcuni metri di distanza, quindi dipende semplicemente dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare. Un altro utilizzo carino lo stiamo appiccicando sulla targa dell'amministratore in condominio e quando si avvicina un fornitore alla targa col telefonino può scaricare il Duvri e può firmarcelo da remoto, quindi se un fornitore che non ha compilato i documenti di sicurezza va per la prima volta può lavorare in sicurezza e mettere in sicurezza anche l'amministratore. Lato impiantista, perché può essere interessante? Perché gli NFC possono anche essere messi a bordo di device successivamente alla produzione, quindi la signora Maria che ti chiama per segnalare il citofono guasto può essere istruita a dire: signora, avvicini il telefono al citofono che hai guasto e mi arriva il modello e magari riesco già anche a fare l'ordine, quindi riesco ad arrivare sul posto con il giusto pezzo di ricambio senza fare più di un giro. Riesco anche a tracciare i furbi, perché l'NFC è un codice univoco e se viene staccato si distrugge, quindi significa che il manutentore furbetto che ti cambia parti o ti dice di aver cambiato parti e in realtà non le ha cambiate può essere pescato, perché l'NFC successivo deve avere un codice diverso da quello precedente, molto semplice. L'NFC, come dicevo, essendo impermeabile, può stare anche su impianti esterni, di conseguenza cancelli automatici, plafoniere della luce, ovunque si decide di metterlo. Prego? No, non l'ho cambiato. Ah, qua, scusa. È che c'ho questa in parallelo. Grazie. Come dicevamo, dalla produzione è possibile già avere on board del device un NFC, ma è possibile anche metterlo in maniera successiva. Il manutentore opportunamente formato fa un investimento di 12-13 euro. Mi spiego, programmare un NFC che non sia già a bordo di un pezzo è un investimento ridicolo. L'applicazione per telefonini costa 3 euro. Se si vuole fare in serie arriviamo a spendere ben 12 per un device da tenere in ufficio. Quindi stiamo parlando di tecnologie veramente alla portata di tutti. Proseguo velocemente. Nell'ambito, cosa offre Bitbuilding, sempre in ottica di portare più lavoro agli impiantisti e più controllo lato property e amministrazione? La diagnosi 3.0. Con la diagnosi siamo in grado, come raccontavamo anche ieri, con un volo che va dai 20 ai 40 minuti, di mappare sia a livello termografico che a livello di misure reali, con uno scarto di un centimetro ogni 50 metri, di ricostruire in 3D un edificio. Quindi è una sorta di progettazione in BIM all'incontrario, l'edificio esiste già, lo vado a mappare, lo metto a bordo di un sistema integrato che va a dividere i vari asset e i vari impianti, sui quali posso realizzare capitolati, riqualificazioni energetiche, ma anche manutenzione programmata. Raccontavo ieri, a Modena abbiamo avuto questa grandinata terrificante in giugno che ha devastato mezza città, oltre a tante macchine, e le assicurazioni ci hanno passato l'analisi col drone dell'edificio come ricerca del guasto, perché avrebbero dovuto pagare diversamente le autogru per andare a vedere i vari tetti.
con l'occasione della diagnosi non abbiamo guardato solo il tetto, abbiamo fatto il 3D di tutto l'edificio e sono saltate fuori cose molto interessanti che hanno generato manutenzioni successive sull'edificio. Tenete conto che per chi amministratore evoluto ha anche un multiservice, come nel mio caso, ha significato con un investimento di circa, dunque, un 150 euro a volo abbiamo fatto senza diagnosi, quindi solo per la parte fotografica, con 150 euro edificio investito ne abbiamo ricavato circa 200.000 euro di fatturato, solo di manutenzione ordinaria, per cui un motore non da ridere. Andando avanti, una delle cose interessanti della diagnosi è che dà un punto di vista diverso dal solito, che è un punto di vista innanzitutto aereo, e è un punto di vista che permette di vedere dettagli anche piccolissimi che solitamente sono molto distanti dall'occhio dell'abitante del condominio. Banalmente, una persona che abita in un condominio di 4-5 piani non ha mai visto probabilmente le grondaie dell'ultimo piano, e quindi andare a raccontargli che sono sporche, piene di foglie, che sono da pulire, passa molto come favola. Le immagini parlano molto più di mille parole. Questo punto di vista non solo è diverso dal solito in termini di distanza, ma riesce a ricreare un punto di vista prospettico che nella realtà non esiste. Facevamo vedere ieri un palazzo che è stato interamente scansionato da una distanza inferiore ai 5 metri, metro quadro per metro quadro, e ricostruito in 3D. Perché è impossibile quel tipo di vista? Perché il palazzo che abbiamo preso ieri come esempio, poi tu sei di Bologna, quindi edilizia molto simile, è incastonato nelle vie del centro storico e circondato da altri stabili. Quindi sarebbe impossibile avere una visione completa di quell'immagine, perché arretrando ci si trova con le spalle al muro dopo soli 5 metri. Il drone ha ricostruito metro quadro per metro quadro tutte le facciate, compreso il tetto, e l'output è un 3D isolato su sfondo nero, navigabile su tutti i lati, su tutti e 5 i lati, che dà la contezza di come è fatta a casa propria in una maniera che nemmeno chi ci abita ha mai visto. Questo ha un effetto molto cinematografico nei confronti degli utenti, che sono medialmente poco scolarizzati, soprattutto i condomini nelle assemblee, e dà invece tantissimo credito dal lato amministratore, e quando comincia a raccontarti che hai necessità di manutenzionare, di riqualificare, di fare piani di manutenzione programmata, ti sta dando un supporto visivo che tu non sapevi nemmeno che esistesse. Quindi non è una cosa semplicemente come dire, che ha valore tecnico, ha un valore comunicativo forse più che tecnico. E la comunicazione, quando si lavora con il B2C, dove il C non è il consumer ma il condomino, ha un grandissimo valore. Parlavamo ieri del fatto che molti fornitori dei condomini fermano la loro linea di vendita all'amministratore e non arrivano al condomino. Questo fa sì che il prodotto non vada venduto mai, perché se non si mette l'amministratore in condizione di spiegare al condomino il prodotto e il servizio, non si vende il prodotto e il servizio. Le immagini, ormai le abbiamo testate più di una volta, funzionano. Pensate che la mia geometra, per spiegare la cantieristica ai condomini, manda dei videomessaggi, quindi mandiamo delle email con un videomessaggio breve di un minuto e mezzo, nel quale raccontiamo quello che in tante pagine non riusciamo a far capire. Cosa ci siamo inventati ancora per generare fatturato, soprattutto mondo installatori dei condomini? Il mini audit condominiale. Allora, che cos'è il mini audit? Innanzitutto mini perché? Perché esiste l'audit. Nel 2012 è stato introdotto il fascicolo tecnico del condominio, il libretto di condominio. Non c'è scritto come deve essere fatto, il mio socio si è inventato un format che comporta più di 1000 domande che vanno a disegnare tutti gli asset del condominio sotto il punto edile, impiantistico, servizi, eccetera. È pesante. Dedicato a un uso molto specifico, che è quello del BIM, tendenzialmente abbiamo ricavato da questo un mini audit, quindi un'applicazione che può essere scaricata gratuitamente su qualunque tipo di device, che permette di fare che cosa? Di fare un sopralluogo mirato in un edificio condominiale dove un qualunque artigianino di bassissima lega e senza troppa preparazione è guidato da una serie di domande a verificare alcune cose in condominio. Banalmente, il primo controllo dalla strada è
il cancello automatico, la calotta del lampeggiante esiste, non esiste, è bucata, funziona, via dicendo, e quindi c'è tutta una serie di micro informazioni facilmente verificabili che lo portano dall'esterno del condominio fino alla verifica del tetto. Ogni informazione che lui raccoglie ha dei menu a tendina che lo aiutano, adesso facciamo vedere anche un esempio, e può essere corredata di fotografia. Questo mini audit che cosa produce? Produce in cloud un documento che è già in mano all'amministratore o all'impiantista stesso e che può essere prezzato. Ovviamente, se questa cosa è abbinata agli NFC, l'impiantista, finché in loco, può anche rilevare i vari impianti che necessitano manutenzione e vengono recepiti all'interno della relazione. La relazione diventa una relazione prezzata, vedete la parte grigia, quindi diventa un preventivo professionale corredato di immagini, le famose immagini che poi l'amministratore si può spendere in assemblea per far capire di che cosa si sta parlando, e creano un volume di lavoro micidiale. Questa cosa è stata sperimentata inizialmente su carta. Io ho un papà pensionato ottantenne, di quelli che se non fa qualcosa mi muore, quindi lo tengo impegnato con queste cose. È una banale cartellina, quindi quella checklist manuale, e una macchinetta fotografica, hanno portato innanzitutto un gradimento dell'amministratore micidiale, perché il condomino si sente seguito, tutelato e curato anche nei dettagli. I condomini stessi hanno fatto vedere dei micro disservizi che hanno poi portato a preventivi, e torno sul punto precedente, avendo un multiservice per l'edilizia che fa facility per questo tipo di mercato, è stato un enorme volume di lavoro entrato. Tra l'altro, tutti i micro interventi facilmente programmabili, perché la volta successiva che il manutentore torna, torna con le lampadine, lo stuoino, il lampeggiante, torna con tutte quelle piccole cose che servono, o addirittura un furgone attrezzato in precedenza, e riesce a fare in un giro unico alcune migliaia di euro di fatturato. Sì? Il mini audit quindi può essere interessante per il controllo degli impianti, delle strutture, dei servizi, quindi banalmente anche un check sulla qualità delle pulizie, fa parte di questo, e per generare manutenzione programmata. E non stiamo adesso a far vedere l'applicazione perché mi dicono che ci siamo corti con i tempi, eventualmente poi per chi è interessato la faremo vedere e provare. Ringrazio Incerti e adesso introduco dovrei introdurre Luca Giannelli, GSM, una soluzione immobiliare per un nuovo modo di vivere. Grazie. Siamo molto in ritardo perché praticamente saremmo già alla fine, in realtà abbiamo ancora 2 o 3 relatori. Comunque andiamo. Una nuova visione. Sì, facciamo partire il video, direi, grazie. Una nuova visione del tessuto sociale. Mi ero ripromesso di fare una cosa veloce e dovrò essere ancora più veloce. Eccolo qua il video. Una nuova visione del tessuto sociale, dove gli spazi sono funzionali all'aggregazione e a una qualità di vita migliore. Un'opportunità di sviluppo e crescita economica che rilancia il settore dell'edilizia a partire dalla parola innovazione. Un acceleratore di progresso che rende smart la città, la casa e le persone, grazie a un'impiantistica fino ad oggi impensabile. Tutto questo si chiama Chorus Life. Con Chorus Life vogliamo inaugurare un modello di città replicabile nel mondo, che trasforma un'ex area industriale in un progetto di living innovation, dove riscoprire il piacere di vivere, crescere e socializzare insieme. Grazie a tanti servizi integrati e spazi diversificati, privi di barriere architettoniche.
nella piazza. Vivrai la città a partire da un grande spazio aperto dove le tre generazioni possono incontrarsi e partecipare a eventi, spettacoli e alla vita quotidiana di Chorus Life. Nell'arena potrai goderti lo spettacolo grazie a innovative tecnologie sceniche e arredi modulari che fanno spazio a qualsiasi tipologia di evento. Dai concerti allo sport, dai meeting ai convegni, dai banchetti alle grandi manifestazioni musicali. La cucina del Risto Pub riempirà di gusto ogni pasto, dalla colazione alla cena, fino al takeaway. Un'esperienza gastronomica unica e sempre diversa. Pranzerai al ristorante panoramico con vista su Bergamo Alta e potrai alloggiare in una delle 100 camere o organizzare un meeting nella sala convegni. A un unico canone potrai accedere ai servizi di Chorus Life e vivere in uno degli alloggi in smartphone, arredati per ogni necessità e disponibili per brevi o lunghi periodi. Nell'area wellness potrai prenderti cura di te, grazie allo staff di specialisti del Medical Center, ai trattamenti della spa e alla palestra fitness cardio. Oppure potrai correre all'aria aperta sul percorso dello sky jogging, attraverso i 25.000 metri di parco e aree verdi. Nella gallery potrai fare acquisti in tanti negozi con modalità di pagamento innovative. Grazie alla piattaforma tecnologica per sistemi urbani GSM, la tecnologia sarà al tuo servizio. Global System Model integra infrastruttura digitale e sistemi impiantistici per accedere a servizi e funzioni nel modo più immediato e naturale possibile, da un'unica applicazione e da tutti i dispositivi mobili. Benvenuti oggi nella città del futuro. Bene, aspettiamo la presentazione, anche se ieri ho avuto modo di fare la stessa presentazione. Io intanto vi ringrazio, mi presento, sono Luca Giannelli, sono ingegnere, orgogliosamente ingegnere, devo dire in modo un po' occasionale divento amministratore delegato di società di ingegneria. Immeritatamente amministratore delegato di società di ingegneria, molto fortunato perché ho avuto modo di seguire molti progetti analoghi a quelli che avete appena visto. Però quello che avete appena visto ha un carattere completamente differente da quelli che ho seguito in passato. Penso per esempio a questa fiera, penso a Citylef, penso a Porta Nuova. Però vorrei uscire un attimino dallo schema della presentazione. Ieri dicevo che tutte le volte che faccio una presentazione la preparo, poi mi pento perché gli spunti di chi mi precede sono sempre più interessanti e mi creano dei percorsi di ragionamento differenti da quelli che poi ho messo su una presentazione PowerPoint. Allora, vorrei partire dalle parole di Paolo Ferrari, Jean Ferrari, e prima, mentre parlava, ha usato l'espressione fronte comune. Poi volevo ringraziare tutti chi mi ha preceduto, perdonatemi i nomi, non li ricordo tutti, perché hanno esattamente rappresentato il concetto di eterogeneità. Cioè, tutte persone con dei percorsi differenti, con la potenzialità di dare dei contributi differenti, e Paolo correttamente ha detto fare fronte comune, che nell'accezione di quello che vedete alle mie spalle, il libro del Cavalier Busatelli, che ha avuto l'idea di cui adesso vi andrò brevemente a parlare, rappresenta esattamente quello che nella mia testa è innovazione. Ora, se giriamo per questa fiera così altamente rappresentativa dell'innovazione tecnologica, ci rendiamo assolutamente conto che l'innovazione tecnologica spesso, e per esigenze ovviamente aziendali, è molto verticale. Difficilmente abbiamo delle situazioni di regia complessiva di queste innovazioni. Ognuno ha le sue idee, porta avanti i suoi prodotti, vende i suoi servizi. L'idea di innovare non è necessariamente, lo leggete, io non ho, dicevo già ieri, non ho royalties su questo libro, io lo sto rileggendo
e rileggendo ancora, perché ci sono degli spunti, perdonatemi, non so se è la sede esatta, ma filosofici di approccio al lavoro, alla vita, allo sviluppo, che ti consentono di capire o quantomeno di rielaborare in veste personale quello che è il tuo pensiero. Innovare, c'è scritto alle mie spalle, non è necessariamente fare qualcosa di nuovo, è mettersi insieme e introdurre un cambiamento. E allora il Global System Model, che è quello di cui vi andrò a parlare, ha nella sua definizione specifica, nell'acronimo, sistema, modello di sistema globale, la sua forza. E Corus Life, che è un progetto immobiliare assolutamente straordinario che sta sorgendo a Bergamo e di cui ho la fortuna di essere progettista dei sistemi e direttore della divisione GSM, ha la fantastica opportunità messa a disposizione da un imprenditore visionario di far sedere intorno a un tavolo tutta una serie di uomini che certo hanno alle spalle delle società, e questi uomini sono l'architetto, gli architetti, gli strutturisti, gli impiantisti, gli ingegneri, i consulenti di sostenibilità, il responsabile acustico, quello della prevenzione incendi e della sicurezza. In più aggiungerei, non da sottovalutare, nel motore, dico sempre, Gavis, Siemens e Microsoft. Non trascurerei l'impresa di costruzioni e quello che gli va dietro, per cercare di fare una cosa molto semplice: mettere a terra un concetto, quello che ci circonda, renderlo attuale, renderlo possibile. La presentazione che abbiamo visto prima parla di sensoristica, di antenne, e sono l'innovazione tecnologica verticale ci sta arrivando addosso in modo molto importante. Ora, diciamo sempre che Corus Life è un laboratorio di un intervento urbano, è un laboratorio che vale, mal contate, 150 milioni di euro messi a disposizione per mettere a terra l'innovazione digitale. Quindi quando parliamo di GSM non parliamo di innovazione digitale, penso che siete tutti strainondati da queste informazioni, ma parliamo di come, mettendo insieme, risolvendo un sistema, sia in senso matematico che in senso filosofico, ma siamo arrivati a una soluzione che è l'applicazione e la traduzione di quello che il digitale e l'innovazione tecnologica oggi ci può dare all'interno dei condomini, delle residenze, dei mixed use, delle arene, degli aeroporti. Un installatore non può prescindere dall'innovazione che sta sempre di più prendendo verticalmente i desiderata dei nostri clienti. E quindi, alle mie spalle, vedete, avete visto già nel video, stiamo parlando di un'area abbandonata di 150.000 metri quadrati, è molto attuale il discorso del riuso degli spazi e dei volumi. Pardon, cerco di scorrere così andiamo. Ormai non va? Eccola qua, pardon. Ok. La tecnologia, verticalmente, ho detto, è una. Sono degli strumenti. Vedete nell'anfiteatro la distribuzione di tutta una serie di apparecchiature che sicuramente conoscete. GSM si configura come soggetto che è in grado di aiutare gli installatori, gli amministratori di condominio, le property companies, gli sviluppatori, le assicurazioni, insomma chi ha un interesse a generare business all'interno dell'arena dell'immobiliare, può appoggiarsi a GSM per tradurre in realtà quello di cui continuiamo a sentir parlare. Quindi adesso, per customizzare un pochettino la presentazione anche a quanto abbiamo visto prima, penso al tema delle manutenzioni e delle gestioni. Ora, l'innovazione digitale ci sta consentendo di, a,
l'abbiamo ancora una volta sentito prima, stavamo parlando di costi dell'euro, dei 2 euro e dei 15 centesimi. L'inserimento degli aspetti digitali all'interno di un edificio costano relativamente poco. Però le informazioni che da questi sistemi possiamo recuperare sono tantissime. Sicuramente il tema della gestione, della manutenzione è uno degli aspetti principali e che ci permette di tenere sotto controllo la manutenzione non solo in senso programmatico, ma anche in senso predittivo. Ora, ieri per Fondecondominio ho detto che la casa salverà l'Italia. Ora, di numeri ne abbiamo sentiti tanti, abbiamo visto che l'indotto del mercato solo del residenziale si avvicina ai 400 miliardi di euro. Abbiamo detto 100 solamente per la parte di messa a norma della sismica. Ora, l'amministratore di condominio, con il quale gli installatori spesso si interfacciano, deve essere un buon padre di famiglia per il condominio. Ora, l'ultimo messaggio che voglio lasciarvi, e che è un po' prospettico rispetto a quello che vediamo normalmente in situazioni correlate allo sviluppo immobiliare, cioè il risparmio dell'energia, il contenimento energetico, la riduzione dei costi di manutenzione, è come questi sistemi nel digitale traguardano a degli aumenti di ricavi. Aumenti di ricavi che riguardano non solo l'amministratore di condominio, ma anche l'installatore. Perché tutta una serie di servizi, tutta una serie di sistemi servono e serviranno per rendere esaustiva la richiesta dell'utilizzatore. Ieri ho avuto già modo, non dico di polemizzare, ma di fare una simpatica interlocuzione con il professore del Politecnico e anche con Melis. Io continuo a essere convinto che la richiesta di tecnologia e di infrastruttura tecnologica oggi sia bottom up. Cioè, continuo a pensare, oggi arrivavo in fiera ed ero un po' terrorizzato, perché a differenza di ieri sono arrivato molto presto, avevo paura di non trovare parcheggio. E siccome ero in ritardo, avevo paura di non arrivare in tempo utile a fare questa chiacchierata con voi. E se avessi avuto a disposizione, come avevo, un cellulare per prenotare il parcheggio, lo avrei fatto. E sarei stato anche disponibile a pagarlo di più. E vorrei aggiungere, ma magari anche per mia moglie che deve portare, mi ha telefonato stamane, deve portare la macchina a sistemare i freni della sua macchina e mi ha chiesto di organizzarmi per portare la macchina a sistemare, peccato che come tutti ho poco tempo. E allora se avessi avuto a disposizione uno strumento che mi mette in condizioni di chiedere ad un ragazzo universitario che magari abita vicino a me di prendere la macchina, portarla e andarla a riprendere a fronte di un compenso economico piuttosto che di uno sconto in un ristorante che gestisce un mio amico, forse iniziamo a creare le condizioni per cui i servizi prendono il sopravvento sulla tecnologia. La verità è che la tecnologia non esiste, o meglio, in certi posti c'è, molto pochi. In tanti c'è una montagna di tecnologia da installare, è una montagna di tecnologia da mettere a disposizione di fruitori che sono già pronti a utilizzarla. È la prima volta nella storia dell'uomo che la richiesta di tecnologia, secondo me, arriva dal basso verso l'alto. Io molto meno di chi è molto più giovane di me, è ineluttabile che questi servizi prima o poi verranno messi a disposizione degli utenti, che sono gli abitanti delle case, gli abitanti degli uffici, quelli che vanno al ristorante, quelli che vanno in un'arena sportiva, quelli che vanno. Questa cosa genererà un indotto professionale, parlo degli ingegneri, un indotto di installazione, parlo degli installatori, un indotto di soggetti che veicoleranno questi servizi che non ha precedenti. Se non intercettiamo questa curva, facciamo la fine di Stanley Motors alla fine dell'Ottocento, che è andata a morire, e non prendiamo la curva di Ford, che invece ha prosperato. Vi saluto e vi ringrazio nel dirvi
e nel raccontarvi e nel tornare ancora al libro del Cavalier Busatelli, che molti di voi conosceranno, è un uomo di 86 anni che ha avuto la forza e la visione di chiedere a un gruppo estremamente professionalizzato, ho parlato di Microsoft, ho parlato di Siemens, ho parlato di Gavis, di architetti, di strutturisti e anche di un ingegnere non tanto preparato, di stare seduti intorno a un tavolo come un gruppo di uomini a trovare un modo nuovo di applicare quello che la tecnologia ci mette a disposizione. Lo abbiamo fatto, lo stiamo continuando a fare, il mercato ce lo sta chiedendo, e quindi permettetemi di ringraziare in questa sede il Cavalier Busatelli che ci ha dato l'opportunità, in modo un po' utopistico, di pensare a qualcosa di differente, e poi quando scatta la scintilla bisogna mettere a terra le cose. GSM oggi è una realtà, è a terra, e quando vi viene richiesto cos'è il digitale, lo avete intorno. Come farlo funzionare nei vostri progetti e nelle vostre installazioni, anche questo è a terra. Grazie. Ringrazio Giannelli, chiamo il penultimo o terzultimo relatore, Riccardo Carone, di Project Director di GAEP Partners. Come funziona esattamente la cessione del credito? È l'argomento molto importante, se riesce a essere... Sicuramente, cercherò di essere il più veloce possibile. Okay. Vediamo se parte. Grazie. Se partono le slide, così è. Non partono le slide. Se riusciamo a farle partire meglio, se no vado... Non è proprio partito. L'argomento è nettamente meno tecnico, forse meno interessante per certi punti di vista, ma per altri probabilmente spero di dare delle indicazioni utili a chi è qua ad ascoltarvi. Vediamo adesso un attimo se parte, se no... Non parte. Vabbè, iniziamo comunque a parlare, tanto l'argomento era solo per dare delle indicazioni grafiche che potessero aiutare. Iniziamo innanzitutto dal concetto di cessione del credito, che è il tema di cui vi parlerò adesso, quindi di che cos'è la cessione in sé e che cosa si va a cedere, perché si parla tanto di cessione, ma prima di tutto bisogna sapere quali sono i benefit che porta questa cessione. Allora, sta arrivando? Umano. Sì. C'è una presentazione aperta? Riccardo Carone. Scusate. Questo è... No, vabbè, capita, non c'è nessun problema. Questa è quella precedente. Benissimo. Grazie. Partiamo qui. Allora, innanzitutto cosa si va a cedere? Quindi l'argomento è i crediti fiscali che derivano dalla riqualificazione energetica e dall'adeguamento sismico dei condomini, che vanno poi sotto il nome di ecobonus e di sisma bonus. Individuiamo subito chi sono i soggetti interessati dalla cessione del credito e da tutto il processo che porta alla cessione del credito. In primis, visto che qua oggi si è parlato dei condomini, i soggetti cedenti il credito fiscale sono o i condomini o proprietari di unità immobiliari. E
che vanno a maturare un credito fiscale a seguito di interventi di miglioramento appunto energetico o sismico. Il credito che vanno a maturare può essere ceduto. La normativa prevede dei soggetti ben precisi a cui può essere ceduto il credito, dove in primis le imprese di costruzioni e i fornitori che forniscono beni all'intervento di riqualificazione, come fornitori di servizi, quindi tutti i professionisti interessati nella progettazione che forniscono servizi di diagnosi energetica piuttosto che di analisi sismica e statica dell'edificio prima degli interventi e a seguito degli interventi, piuttosto che ad altri soggetti privati che però devono essere collegati in maniera attiva e rilevante nella realizzazione dell'efficientamento. Quindi sono stati tenuti fuori in primis gli istituti bancari, gli istituti finanziari e tutti gli intermediari finanziari da questa cessione. Cessione del credito che può essere effettuata dal singolo condomino appunto a questi soggetti e può essere a loro volta, ci può essere un secondo passaggio eventuale di cessione e non più di due, quindi non si può cedere all'infinito questo credito. Anche nella seconda cessione del credito dall'impresa di costruzione per esempio a un ente o a un altro soggetto che può acquisire il credito, anche questo deve essere coinvolto in maniera attiva nella riqualificazione, quindi aver fornito dei materiali piuttosto che aver partecipato attivamente nella riqualificazione. I soggetti cedenti sono principalmente i condomini, sono i singoli condomini, perché il credito fiscale viene acquisito, quindi spetta a ciascun condomino come privato, e in tutto questo discorso sono titolati ad avere un credito fiscale anche i soggetti cosiddetti incapienti, che in teoria poi non potrebbero cedere il loro credito in quanto hanno già un livello di reddito talmente basso che non potrebbero andare a sgravare ulteriormente questa condizione, ma anche loro, anche il credito derivante per questi soggetti può essere ceduto. Una piccola descrizione di quelli che sono i soggetti cosiddetti incapienti, che in Italia sono stimati essere circa 3 milioni, e che hanno quindi un reddito, che siano pensionati, lavoratori dipendenti o autonomi, con dei limiti che ha determinato l'Agenzia delle Entrate. Tipologia dei cessionari possono essere chiaramente le imprese di costruzione, imprese generali o specializzate, i singoli fornitori di materiali che hanno fornito materiale per l'intervento di riqualificazione, i fornitori di servizi, come abbiamo detto prima. Qui ho scritto anche gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, che non è una contraddizione con quello che ho detto prima, in quanto questi soggetti possono acquisire il credito solo da soggetti incapienti. Quindi i soggetti incapienti possono cedere direttamente agli istituti finanziari o a intermediari finanziari che lavorano in quel settore. Per quanto riguarda la seconda cessione, quella che l'impresa di costruzione principalmente che ha eseguito i lavori può andare ad effettuare come seconda e ultima cessione, ci sono sempre gli stessi fornitori che possono essere cessionari di parte del credito o in toto, piuttosto che altri organismi come possono essere le società consortili, le reti di impresa o i gruppi. Quindi un'impresa di costruzione che fa parte di un gruppo può cedere il credito ad altri soggetti del gruppo anche se questi non hanno partecipato ai lavori effettivamente di riqualificazione. Altri soggetti ancora sono l'ESCO, quindi Energy Service Company, e società di servizi riconosciute dal GSE, piuttosto che altri soggetti, sempre che hanno avuto a che fare con le lavorazioni di riqualificazione sismica o energetica. Passiamo poi al punto fondamentale: cosa si può cedere? Allora, partiamo dal basso, nel senso della percentuale cessione del credito, dove andiamo a definire quelle che sono le voci principali degli interventi sulle parti comuni dei condomini o di singole unità immobiliari, quindi non solo riferite ai condomini.
In questa schermata possiamo vedere tutta una serie di interventi che vanno dai serramenti, gli infissi e le schermature solari, le caldaie a biomassa o quella a condensazione, l'impianto fotovoltaico che è stato inserito nei crediti fiscali cedibili, questi con accumulo, quindi con batterie. Questi che abbiamo appena descritto sono detraibili e quindi poi cedibili al 50%. Passando a uno step superiore credito fiscale al 65%, ci stanno tutte le pompe di calore e le scaldacqua a pompe di calore, i generatori di corrente ibridi, i pannelli solari, la coibentazione dell'involucro quando non arriva a quantitativi che poi andremo a vedere nell'ecobonus fatto per i condomini, ma in abitazioni singole o in porzioni di facciata inferiore al 25% della superficie della facciata. Da ultimo, i sistemi di building automation per il controllo e l'integrazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e di efficienza energetica per tutta la parte di automazione, integrazione e controllo dei vari sistemi. Facendo il passo successivo, si arriva invece a definire gli interventi sulle parti comuni dei condomini. Nei condomini l'intervento deve essere effettuato per efficientare a livello energetico o sismico l'involucro e l'intero organismo edilizio. Quindi per aver diritto a una detrazione fiscale del 70% poi cedibile, bisogna realizzare un intervento di coibentazione che migliori l'efficienza energetica dell'involucro su almeno il 25% della superficie delle facciate, di tutto l'involucro. Se si raggiunge questo minimo e in più si va ad aumentare l'efficienza con delle stratigrafie che permettono di arrivare ha una qualità media dell'involucro definita dalla norma come indice di prestazione energetico globale, si può accedere ad un credito superiore, quindi del 75%. Altro argomento che è oggetto di possibilità di ottenere un credito fiscale è l'intervento di adeguamento sismico dell'organismo edilizio, in congiunzione con un efficientamento energetico. Le zone sismiche nelle quali si ha diritto poi ad avere questa detrazione fiscale non sono tutte le zone sismiche d'Italia, quindi non è tutta l'Italia, ma solo le zone 1, 2 e 3 che sono state appena inserite, la seconda e la terza zona. Se si va a ridurre il rischio sismico di un edificio di una classe, si ha diritto all'80% di detrazione fiscale. Se l'intervento è ancora più migliorativo, e quindi permette di arrivare a un miglioramento di due classi di vulnerabilità sismica, si arriva fino all'85% di detrazione. Tutte queste sono cedibili con il processo che abbiamo visto prima. Qua ho messo una piccola disquisizione tecnica sul discorso delle classi sismiche, giusto per dare un'idea di che come è messa l'Italia, che è tutta sismica, anche se alcune zone, quelle in zona 4, hanno una classe sismica molto bassa, e nella cartina le potete vedere facilmente perché sono quelle individuate dalla zona grigia, mentre tutte le altre sono in zona 3, 2, 1, e quindi in tutto il resto d'Italia, tranne queste zone grigie, il sisma bonus è un bonus fiscale che può essere ottenuto tramite un miglioramento della classe del patrimonio esistente. I limiti di cedibilità, che sono corrispondenti poi ai limiti di credito fiscale, in quanto per ogni tipologia degli interventi che abbiamo visto prima, sono stati determinati dei massimali di intervento per ogni singola unità immobiliare. Quindi il credito fiscale che è cedibile è sempre il 100% del credito che si ottiene da un lavoro di efficientamento energetico o sismico. In questa tabella, che poi se volete potrete trovare, possiamo anche spedirvi, che però viene dall'Agenzia delle Entrate, quindi è anche di facile reperimento, ci sono tutti i limiti massimali per ogni singolo intervento.
quelli che sono stati aggiunti con gli ultimi decreti dell'anno scorso che riguardano i condomini, quindi gli interventi anche di dimensioni maggiori, sono quelli che riguardano il 70-75% per l'efficientamento energetico, dove il limite massimo di detraibilità e quindi di cedibilità è il limite di 40.000 euro per ogni unità immobiliare. Per quanto invece riguarda il miglioramento sismico dell'80-85%, il limite massimo è di 136.000 euro per ogni unità immobiliare. Quindi in un condominio di 10 unità immobiliare questo numero viene moltiplicato per 10 ed è tutto detraibile e poi cedibile. Come avviene la cessione del credito? Il cessionario, quindi chi acquista il credito, può lo acquista direttamente dai singoli condomini in un condominio piuttosto che dai privati di un'unità immobiliare privata, e possono essere detratte o compensate in F24 in 10 rate annuali, quindi 10 anni per l'ecobonus e in 5 rate annuali per il sisma bonus. Se il cessionario non ha necessità di detrarre e compensare, può cedere a sua volta e il credito viene ceduto ai soggetti che abbiamo visto prima. Scusate, la cessione in questa seconda fase può essere parziale, quindi il cessionario di prima istanza può tenersi una parte di credito fiscale e usarlo, quindi compensare per quello che gli serve, e il resto può essere ceduto. Va bene, avevo messo un attimino le modalità. Comunque il punto fondamentale è che i lavori che vengono eseguiti per efficientare e riqualificare un'unità abitativa diventano credito fiscale con i valori che abbiamo visto fino adesso a marzo dell'anno successivo quello dei lavori. Quindi a marzo dell'anno successivo l'ENEA inserisce nel cassetto fiscale dei singoli condomini il credito fiscale e da lì può partire tutto il processo di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti. Introduco adesso il dottor Gianluca Lissone, che parlerà di risparmio calore, una soluzione molto interessante e una grande opportunità per installatori, progettisti e cittadini, che poi condomini che usufruiscono di questo sistema. Allora, buongiorno a tutti, mi dicono di essere molto breve, quindi cercherò di essere più conciso possibile e vi parlo di questa nuova tecnologia che oggi presentiamo. Intanto mi presento, io sono Lissone Gianluca, sono amministratore di Eco2. Eco2 è una ESCO, un Energy Service Company che fa parte del gruppo Comuni Ferrari, e che oggi presentiamo questo servizio tecnologico che rientra, un'innovazione tecnologica che rientra nell'ambito dell'efficienza energetica dei condomini dal punto di vista termico. È un'innovazione tecnologica che si occupa di entra nell'ambito dell'efficienza energetica digitale, quindi utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e sfruttando quelle che sono le inerzie termiche di un condominio, riesce a portare un vantaggio di risparmio energetico sull'energia primaria pari al 30%. Due accenni, e qui cercherò di essere più conciso possibile, ma ho due accenni, devo spiegarle un attimino su che cosa è l'inerzia termica e su che cosa andiamo a colpire. Allora, normalmente noi siamo pensati a attività di efficienza energetica di un condominio classiche, che sono la sostituzione di una caldaia, la coibentazione di un involucro, l'installazione per il miglior utilizzo di valvole termostatiche, se vogliamo farla rientrare in un ambito di, cioè per, delle valvole termostatiche per il miglior utilizzo dell'energia, se vogliamo far rientrare le valvole termostatiche nell'ambito dell'efficienza. Ma noi andiamo a colpire un'area che tendenzialmente nessuna tecnologia va a colpire, cioè l'inerzia termica all'interno di un edificio, delle temperature in funzione al quanto il minor temperatura, il minor quantitativo di energia possibile io posso utilizzare per mantenere costante la temperatura all'interno. Purtroppo per brevità devo riuscire a condensare questo argomento.
Cosa facciamo per fare questo? Né più né meno sfruttiamo praticamente quelli che sono i tempi di risposta delle temperature interne di un condominio e cercando di utilizzare il meno possibile l'accensione di una qualsiasi tipo di fonte di calore. Premesso che il risparmio calore è stato pensato per non essere invasivo, e quando intendo non essere invasivo significa che non sostituiamo nulla all'interno della centrale termica, ma è una tecnologia che viene applicata all'interno della centrale termica e che viene che comanda le pompe di mandata, sfruttando, controllando esclusivamente che cosa? Le temperature di mandata, le temperature di ritorno, le temperature che ci sono all'esterno, quelle meteorologiche. Mettendo assieme questi elementi con algoritmi di intelligenza artificiale, riusciamo a gestire al meglio il quantitativo minimo di energia che ci serve per mantenere il comfort all'interno della nostra abitazione. Come dicevo, non sostituisce la caldaia, non modifica l'impianto, non sostituisce il terzo responsabile, ma lo integra, cioè quindi tutto quello che il terzo responsabile continuerà a gestire come settaggio della centrale rimarrà identico. Non sostituisce l'energia primaria che uno ha scelto, che sia teleriscaldamento, gas, gasolio, GPL. Per noi non è importante come il condominio produca la sua energia termica, noi gestiamo l'energia termica a valle della sua produzione, che è un elemento completamente diverso. Come dicevo, non interferisce con nessuna area della gestione ordinaria. Come è strutturato risparmio calore? Intanto dobbiamo dire che il risparmio calore è un prodotto che non è in vendita, e qui è già un elemento interessante. Per quale motivo? Perché noi facciamo solo esclusivamente un'attività di condivisione di risparmio. Condividere il risparmio e cioè, veniamo noi, installiamo la nostra tecnologia, non modifichiamo assolutamente le caratteristiche, qui c'è il nostro amico Mr. D, che prima si parlava di certificazioni, non modifichiamo assolutamente le certificazioni dell'impianto e andiamo a condividere con il condominio il risparmio che si viene generato. Quindi è importante determinare non solo l'algoritmo, ma anche l'infrastruttura che c'è alle spalle per poter andare a misurare il valore del risparmio. Questo schema porta un'idea di come è strutturato il risparmio calore. Quando voi vedete, le DB sono proprio le centraline che sono in campo dentro ogni singolo condominio con il proprio algoritmo, che comunicano in cloud con un'area che viene interconnessa con i gradi giorno per poter fare dei confronti fra i consumi storici e le temperature storiche e i consumi attuali e le temperature attuali per riuscire ad andare a determinare quello che è il valore del risparmio. Restituiamo, vedete, fronte cliente, che cosa? Restituiamo fronte cliente un portale, un'area di accesso che lui potrà vedere i suoi consumi storici, i suoi gradi giorno storici, i suoi consumi attuali, i suoi gradi giorno attuali, e può vedere in automatico il valore del risparmio che lui andrà a determinare. In questo caso siamo in grado in tempo reale di dimostrare al cliente quello che sta succedendo, di far vedere, certificare in modo leggibile, trasparente, con dati fruibili a tutti quanti il valore del risparmio e riuscire a condividere il valore del risparmio facendo cosa? Facendone più né meno un'attività di bollettizzazione automatica del valore del risparmio e di condivisione. Quindi dicevo, risparmio calore non ha costi, fa risparmiare sul riscaldamento, non modifica le centrali termiche, condivide il risparmio ottenuto, migliora il comfort. Per quale motivo? Allora, tendenzialmente noi non usiamo questa parola migliora, perché noi diciamo che non modifica il comfort.
però dobbiamo cercare di fare un ragionamento sul migliorare il comfort. Essendo che noi lavoriamo sull'inerzia, noi tendiamo che cosa? Al comfort interno, cerchiamo a stabilizzarlo, non farlo lavorare con i sistemi a gradini. Quindi nella livellazione delle temperature, e questo è il concetto di migliorare il comfort, cioè avere una temperatura costante, non sentire gli sbalzi di temperatura che sono dettati dall'accensione e dagli spegnimento degli impianti. Diminuisce le emissioni in CO2, perché se noi riusciamo, e questi sono dati certificati tra l'altro in parecchie pubbliche amministrazioni dove in questo momento stiamo operando, e non solo, anche nei condomini, riusciamo a raggiungere elementi di efficienza energetica che sono pari al 30%, cioè se io ho il 30% in meno di combustibile che utilizzo per riscaldarmi, avrò parallelamente immesso in atmosfera molto meno CO2, e questo è un elemento che fa bene ai nostri polmoni, fa bene ai nostri figli e a tutto quello che di oggi funziona. Voglio lasciarvi, perché ho cercato di condensare un discorso che volevo parlare un po' di più, con quello che è il nostro slogan. Se chi vende l'energia vi vende l'energia in bolletta, noi siamo in questo momento l'unica società che vende risparmio in bolletta. Cioè, tutti gli altri si attestano nella vendita dell'energia, noi ci attestiamo nella vendita del risparmio. E questo è il nostro posizionamento sul mercato. Ringrazio l'ingegner Lissone. Adesso introduco Giampaolo Torassi, Chief Financial Officer di Comoli Ferrari, per la chiusura dei lavori. Sì, l'ora è decisamente tarda, sono stati molto lunghi, per cui vado in chiusura. Ringrazio tutti i partecipanti a questi due giorni di convegno. Quello che abbiamo cercato di delineare è un cambiamento in atto nel mercato molto forte. Il concetto di condominio sta cambiando in maniera repentina. Come Comoli stiamo cercando di porci a servizio di quello che sono i cambiamenti, gli stakeholder che lavorano all'interno, quindi gli installatori, i nostri clienti in primis, le varie associazioni che vi collaborano, dall'associazione degli amministratori, le varie associazioni degli installatori, dei manutentori. Il rischio è quello di rimanere tagliati fuori da un cambiamento molto forte. Le tecnologie aumenteranno in maniera repentina questo cambiamento, e o lo cavalchiamo diventando anche noi veicolatori di servizi, o rimarremo schiacciati nella parte bassa, noi come distributori a fornire prodotti, i nostri clienti a fornire manodopera. Quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo voluto in qualche modo delineare, un cambiamento, essere punto di contatto per aiutare tutta la filiera a cavalcarlo e a farlo diventare un elemento di business per tutti. Stanno entrando nel settore i grossi operatori di vendita di energia, il rischio è quello di venire buttati fuori. La collaborazione di tutti, quello che viene chiamata la creazione di valore congiunto, è l'obiettivo di queste prime due giornate di lavoro. Ce ne saranno altre. Grazie a tutti ancora per aver partecipato e buon lavoro a tutti.